Nel 768 il re dei Franchi Pipino il Breve morì e il regno passò ai suoi due figli Carlo Magno e Carlo, che poi verrà chiamato Magno Grande. Quando nel 771 anche Carlo Magno morì, Carlo rimase solo alla guida del regno. Lo terrà fino alla morte nell'814. Nel 771 il regno franco era il più potente dell'Occidente. La dinastia dei Pipini di Carolingi aveva rafforzato l'autorità del re. I Franchi erano diventati protettori del papato e della cristianità cattolica in sostituzione dei bizantini. I re Franchi disponevano inoltre di un esercito efficiente, la cui forza d'attacco consisteva in una potente e numerosa cavalleria. Su queste basi Carlo avviò una politica di espansione territoriale. L'obiettivo delle guerre di conquista era di rendere sicuri i confini del regno, ma anche di difendere e di diffondere la religione cristiana nelle campagne contro i germani pagani e contro i musulmani di Spagna. La motivazione più forte, però, era la necessità del sovrano di ampliare il patrimonio terriero per distribuire benefici e rafforzare i legami con l'aristocrazia franca. Il futuro Carlo Magno dedicò alle imprese di guerra quasi tutti i 47 anni del suo lungo regno, che durò dal 768 all'814. Ricostruiamo brevemente le fasi salienti di questa espansione militare. Cominciamo dalla conquista del regno longobardo. Nel 773, su richiesta del papato, Carlo Magno intervenne in Italia contro i longobardi, che avevano tentato di invadere nuovamente i territori del papa. Nel 774 egli inglobò i territori longobardi tra i suoi domini, aggiungendo al titolo re dei Franchi quello di re dei Longobardi. Nel 785 avvenne lo scontro con l'impero bizantino in Italia. I Franchi attaccarono anche i possessi bizantini dell'Italia del Sud, che però resistettero all'aggressione. L'impero d'Oriente fu tuttavia costretto a trovare un accordo con Carlo Magno, a cui nel 797 vennero ceduti il Ducato di Benevento e d'Istria. Dal 772 all'804 l'esercito franco fu impegnato nel conflitto contro i Sassoni nella Germania del Nord. In tre decenni di durissime campagne militari accompagnate da missioni religiose, la popolazione dei Sassoni venne cristianizzata con la forza e costretta a battezzarsi in massa. La conquista delle terre dei Sassoni fu uno dei più rilevanti obiettivi politici e religiosi di Carlo Magno: espandersi a est attraverso una cristianizzazione ottenuta con le armi. Nel 793 Carlo Magno sottomise la Baviera, una delle più fertili regioni d'Europa, e nel 795 la Carinzia. Infine, tra il 798 e l'812, Carlo Magno riuscì a creare una sorta di stato cuscinetto, la Marca di Spagna, che separava i territori dominati dai Franchi dall'emirato di Cordova, in Spagna, che era governato dagli Arabi. La Marca serviva a contenere le incursioni degli Arabi in Europa.